Coach, è una cerca di certezza, una donna. Natale stupefacente, nei cinema da oggi con Ambra, eccola qua che sta filmando la liberatoria. Ora mi ricordo. Ti lascerò. Oh, gliel'ha dettata mi. Ma facciamo il finale. Bravo Samuele. Poi Franco Fasano ha scritto anche una per Drupi, bellissima. Regalami un sorriso. Che cavolo. Questa è più facile. Vai. So. Ma doveva il cappello. Questa è la storia. Buongiorno. Sport, ma quando mai voi a Sky Sport sta allegria? Raramente. Con due Angelo Mangiante che fanno gli altri. Però oggi è una giornata storica, una svolta storica, sapete tutti perché è una giornata storica, vero che lo sapete tutti? Sì, perché oggi esce un Natale stupefacente! E qui c'è Ambra! Angiolini per l'Italia, per i napoletani Angioini come il maschio Angioino. Allora cara Ambra è qui per promuovere il film di Natale mandata direttamente da me, l'ho mandata io! Non è esattamente però il genere di film di tutti, Presidente, un film che... Non è il suo genere, per forza! Lei vede solo i film porno! No, vede dalle occhiaie, lo posso dire! Gabriello Gervasio! Come fa Ambra? Sentiamo l'imitazione. Com'era i tempi di Non Era Rai? Sentiamo. Buongiorno! Eri così, Ambra! Eri così! Sai che noi eravamo icone dei Pischelli, pensi? Tu vecchia adesso. No! Dai! Allora, chiama Obama e con la scusa di complimentarti per la pace con Cuba, gli chiedi se per Natale ti invia il pacchetto con tutti i DVD, almeno durante le feste, o la scusa per non andare a rompermi le balle a giocare a tombola a casa di Gianni Letta. Va bene babbo, tu pensi gli posso chiedere anche i nuovi episodi di Winnie the Pooh? Mi garbano un mondo. Allora, un Natale stupefacente, lo ricordiamo ogni 30 secondi. Ok, no, perché Aurelio De Laurentiis si ha chiamato, ha detto, lo dite ogni 30 secondi, ha detto, compro il bar e vi caccio fuori. I miei sono capolavori e ringrazi, io oggi sono sereno, tranquillo, pacifico, garbato, ma soprattutto... Penso che riesco persino a colloquiare con lei, melocca, no? Senza avere il solito senso di nausea, cioè parlo normale. Non esageri, Presidente, non esageri. Vedo che oggi ha portato un ospite particolare, insomma, per promuovere il film, una bella presenza femminile. Di che nome? Ambra, c'è cioè Ambra. Non pensavo che non lo sapesse. Non lo so. Lei è abituato, no, abituato ai nomi che girano nel porno, magari. No. Ma è il nome degli attori, non c'è più. Gli attori non sono importanti. Ambra, mi fai la cortesia? Parla tu per favore, dai. Dillo. No, e sono contenta di essere qui per promuovere un Natale stupefacente. Di sapere che Melocca non ha neanche una I nel cognome. Infatti, allora. L'ha detto. Ma questo possiamo rimediare, Ambra, cioè? Lo sai? Allora, caro Melocca, a Natale ti regalo la Wii! Con te. Conte, che sei mio capitone, io taglio il panettone, l'asinello e il bue, destini che si uniscono, stretti in un presepe solo. Se più l'MSI diventò Alleanza Nazionale, il Fronte della Gioventù è diventata Azione Giovani, l'Organizzazione Giovanile di Alleanza Nazionale, ma nel frattempo non esiste più neanche Alleanza Nazionale, perché diventa l'Azione del Popolo della Libertà, ma adesso non c'è più perché c'è Forza Italia, non c'è più. Dio, già sto capito più niente! Con le palle di Natale batte come non ce n'è,
E c'è un tiro sul puntale che ti prende, che ti porta via con sé. No, non ho detto gioia, ma mangia, mangia toia. Sara Cadura. No, allora no, non ho detto gioia, ma mangia, mangia toia è notevolissima. Ma sapete la canzone di Amma che cantava quando era pischella? Tappatengo. La ricordate? Sì. Io vi benedico. Dio, ah, no, no, che sta da fare? Ci può bastare. Ci può bastare anche. Anche perché no, mi è piaciuta tantissimo. Sei una merda, ci hai ripensato. Ma cocapona! Hai ripensato! È successa una tragedia qui in casa mia. Oh babbo, non fammi preoccupare, che è successo? La Pasquale mi ha cancellato tutta la serie di Walking Dead su Sky. Lo sai quella serie dove... Dico, sai quella serie dove il mondo è invaso da zombie? Mi piacciono gli zombie, mi ricordano il PD. Dedichiamo questo minuto a Adam Rangiolini, a ringraziare per il fatto che sei venuta qui alle 4 e mezza, alle 5, alle 6 del mattino. Mi fa proprio piacere, è stato, sì, certo. Ora il programma davvero. A che ti svegli solitamente la mattina? Alle 4:15. Tra l'altro è l'unica del cast qui, l'avranno chiesto, gliel'avranno chiesto a tutti, no, quell'ora no, invece di dire Amber è stata carina, è venuta qui con noi a divertirsi, a giocare, nel frattempo io sbatto la mano. Perché qui sei un cafone! Esatto, Rangiolini, grazie, sì! Castro e Obama faranno pace a La Habana. Obama e Castro, un grazie a Papa Francesco. Grazie, va bene. Lei è un sobillatore, lei è un buzzurro, un illitterato, un incolto, un incoltissimo. Ambra, aiutami, dinne una tu per favore. Uno stronzo.